Napoli. Napoli-Atalanta 1-0. Napoli secondo in classifica, te Luigi Necco. Ma Napoli comincia a non credere più alla fortuna, però crede sempre di più a se stesso. Parlavo della squadra. Quanto al pubblico, forse crede un po' meno al 34 e sempre di più a Maradona. L'arbitro invece crede nel regolamento. L'arbitro era allo bello, c'è stata anche una punizione non battuta dai limiti perché era scaduto il tempo. Questa punizione era battuta perché Piotti ha mantenuto la palla a lungo in campo. Ecco, Piotti ha cominciato così i suoi interventi contro il Napoli. Prima con Bertoni, poi questa è la porta del Napoli insidiata da Cantarutti con un tiro al lato e poi ancora un bel colpo di tacco di Giordano per Silardi che arriva in area fronteggiato da Perico. Ma Piotti, come vedete, l'ex irpino, ex milanese, bravissimo. E siamo nel primo tempo. Il secondo tempo vede al minuto un dialogo Renica-Maradona-Palo. Maradona nel primo tempo non si era visto granché. Nel secondo tempo, invece, guardate, decimo angolo, Maradona, Renica segna. Lo rivediamo questo gol non solo perché il montatore Centomani è tifoso, ma evidentemente perché segna un ritorno di Maradona a certe condizioni che lui chiama ancora del 60%, ma guardate un giocatore al 60% come viene frenato, o meglio, come spazia liberamente. E il secondo tempo dialoga con Giordano, Giordano purtroppo sbaglia, l'emozione del gol facile, ma Giordano nel primo tempo aveva giocato benissimo, poi Maradona viene fermato soltanto così e Sonetti è costretto a lasciare il campo, non per questo tipo di fallo ma perché pare fosse intervenuto sull'arbitro, il regolamento, ve l'ho detto, è stato molto importante oggi. E infine dopo questo 1-0 ecco Peters che tenta la botta finale, ma Garella, unico intervento possiamo dire in questa partita, all'87esimo gli nega la soddisfazione. Perché Maradona è cresciuto? Sta ancora male, però oggi ha ricevuto il premio Super Goal, evidentemente comincia a credere ai premi e spera di conquistarsene altri a parte quello del collega Mosca.